L'imperatore Augusto, dopo un ventennio di lotte, riteneva venuto il tempo di consolidare amministrativamente il dominio romano in tutti i territori dei Germani, compresi tra il fiume Elba e il Reno. Ma se il nord della Germania era già stato sottomesso dal generale e futuro imperatore Tiberio, il resto della regione si presentava ancora restia ad un dominio diretto romano, in particolare il popolo dei Cherusci. Il consolidamento di questa regione all'interno dell'impero avrebbe infatti accorciato i confini terrestri dell'impero stesso, rendendo i territori dominati da Roma più velocemente difendibili. Per questo Augusto nominò Publio Quintino Varo, un burocrate già governatore della Siria, responsabile dell'opera di consolidamento delle istituzioni romane in Germania. Varo però attirò su di sé il risentimento dei Germani, che si organizzarono sotto la guida di un ex ufficiale degli ausiliari romani appartenente al popolo dei Cherusci di nome Arminio. L'inverno era alle porte e l'esercito romano stava lasciando le rive del fiume Weser in territorio cheruscio per tornare ai quartieri invernali. Varro, ignorando i molti consigli circa l'ambiguità del comportamento di Arminio, decise di seguire le indicazioni di quest'ultimo per quanto riguardava il percorso da seguire per tornare agli accampamenti invernali. Quello che Varro non sapeva era che Arminio aveva organizzato con cura un'imboscata. Il luogo scelto era una strettoia larga dagli 80 ai 120 metri, confinante a nord con una palude e a sud con una collina calcarea, lungo i cui fianchi era stato costruito un terrapieno dietro cui era nascosto il grosso dei guerrieri germani. Il tracciato del sentiero era inoltre stato fatto deviare per condurre l'esercito in una strada senza uscita. Varro disponeva di 3 legioni complete, pari a circa 15.000 uomini, e di 5.000 ausiliari. I Germani potevano schierare dai 20.000 ai 25.000 guerrieri. L'esercito romano era distribuito in una colonna lunga oltre i 3 km quando raggiunse il luogo dell'agguato. I Germani attaccarono la colonna romana in marcia ripetutamente, ritirandosi poi nelle foreste circostanti. Seguirono 3 giorni di combattimenti, nei quali l'esercito romano, anche a causa della tempesta che si abbatté, non riuscì a organizzare una difesa efficace e fu annientato. Varro e molti ufficiali non resistettero alla vergogna e si tolsero la vita prima di essere sopraffatti dai Germani. I Romani persero circa 20.000 uomini e le 3 aquile, simbolo delle 3 legioni annientate. Le perdite tra i Germani sono sconosciute ma limitate. Gli imperatori romani che si susseguirono nei secoli decisero di non battezzare più altre legioni con il nome delle 3 annientate a Teutoburgo, la 17ª, la 18ª e la 19ª. Questa battaglia pose un freno all'espansione territoriale romana, nonostante le molteplici vittorie che i generali romani riporteranno negli anni successivi. Il confine del dominio diretto dell'impero non si muoverà dal fiume Reno.